Nella piazza si è tenuto un flash mob con le donne presenti in rappresentanza delle varie associazioni culturali e sociali. I partecipanti hanno poi indossato delle mascherine blu e gialle, i colori della bandiera ucraina. Oggi l'assessorato servizi sociali, insieme alla commissione pari opportunità, ha organizzato una manifestazione Donne in Rosa Pallido. È una manifestazione che è organizzata insieme anche in sinergia con il sindacato di polizia. In piazza, come vedete, abbiamo creato un cerchio attorno al quale fra poco tutte le donne della Commissione Pari Opportunità, delle associazioni, quindi della società civile e imprenditoriale, prenderanno posto con delle mascherine rosa. A loro si aggiungeranno i ragazzi dell'Istituto Alberghiero, dell'Istituto Sciascia Bufalino e, come potete vedere, ci sono i ragazzi del liceo artistico che stanno dipingendo la Venere di Botticelli. Presente all'iniziativa l'autoemotega dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. L'iniziativa prevede anche la collaborazione col presidio ospedaliero Sant'Antonio Abate di Trapani. Ringraziamo come comune anche la dottoressa Martorana. Il dottore Messina accoglierà chi vorrà donare il sangue, se è già donatore, o chi vorrà prendere delle informazioni in merito a future donazioni. E vicino all'autoemoteca, come potete vedere, vi è un altro stand. È lo stand rappresentato dalla coordinatrice, la dottoressa Azzolino, che parlerà e sensibilizzerà i presenti sulla donazione dei tessuti e degli organi. Innanzitutto, la giornata internazionale della donna è un momento proprio per riflettere sui diritti delle donne e per fare il punto su quelle che sono le conquiste sociali, politiche, economiche del genere femminile. La pandemia, premetto che ha messo drasticamente, drammaticamente in luce la fragilità della condizione della donna, infatti sono aumentate le violenze ai danni delle donne e sono anche le donne la gran parte di coloro che stanno perdendo il lavoro. Quindi le donne di ogni etnia, religione, di ogni età e luogo devono poter liberare i propri sogni e trasformarli in pari opportunità. Quindi partendo proprio da queste considerazioni, le politiche che vengono messe in campo devono essere mirate a prevenire la violenza e investire sul lavoro femminile. Tutto questo è alla base della Commissione Pari Opportunità, che è uno strumento di partecipazione attiva delle donne, della nostra comunità, alla definizione di politiche di genere, con uno sguardo ampio sulla situazione italiana e nel contempo proposte concrete sulla nostra invece realtà territoriale. Quindi l'augurio di un buon 8 marzo va a tutte le donne per costruire insieme un percorso verso il pieno riconoscimento dei loro diritti. Solo così potremmo costruire un mondo migliore.